Ciao brava gente, come vedete questo drone non funzionava bene e sono caduto dopo poco. Però sono caduto senza che succedesse niente, una caduta in sicurezza diciamo. Perché? Perché a furia di schiantarmi mi sono fatto una mia lista di controlli da fare dopo uno schianto che mi para quasi tutte le volte, forse addirittura tutte le volte, dall'avere dei problemi quando poi torno in volo con quel drone. Quindi la prima cosa è l'integrità del telaio. Poi c'è lo stato dei velcri di fissaggio, che sono importanti, perché a me è successo con un Nichin Wizard X220S, che tra l'altro il telaio che vedete è solo montato un po' diverso, mi è successo che, essendo che ha gli spigoli vivi, nei vari crash mi hanno inciso questi velcri e alla fine se non li cambiavo potevo perdere la batteria anche in un volo normale, quindi è molto importante. Questo controllo dei velcri e il successivo del serraggio delle viti, secondo me periodicamente comunque vanno fatti. Però diciamo che le viti, quelle che si possono mollare con più probabilità, non sono tanto quelle dei motori, ma sono quelle del frame, quindi delle due piastre, quella sopra e quella sotto. Quella sopra perché c'è attaccata la batteria, e la batteria è metà del peso del drone, quindi è un controllo sulle viti, sul serraggio delle viti, giusto per vedere che ad esempio non sia saltato un filetto, quindi non so se avete presente, quando di fronte a un grosso sforzo una vite salta un filetto e quindi si trova svitata di un giro praticamente. Poi c'è ovviamente un controllo visivo sull'elettronica, sulle connessioni, quindi cercando fili staccati, danneggiati, guardare l'ancoraggio delle antenne. Poi si passa al check dei motori, almeno secondo la lista che mi sono fatto io. Quindi un controllo rapido su tutti e quattro i motori, facendo girare lentamente in un senso e nell'altro e cercando di capire se la campana sia un po' deformata e quindi va a strisciare sulla parte fissa del motore. Gli scatti che vedete sono quelli delle calamite e dovrebbero in teoria essere costanti. In realtà non è proprio così, anche su motori che funzionano perfettamente. Comunque, il mio consiglio è quello di fare un giro da una parte, un giro dall'altra e vedere che questi scatti siano grosso modo regolari e poi dare un paio di spin per vedere come gira il motore e farlo su tutti e quattro. Poi è buona norma, dopo un crash, fare una trentina di secondi di hovering, atterrare, disarmare e controllare la temperatura dei motori. Quelli più caldi degli altri molto probabilmente non saranno affidabili, anzi sicuramente non saranno affidabili. A me è successo di cambiare un solo motore su quattro perché era quello più caldo, poi ce n'era uno un po' più tiepido degli altri due, l'ho lasciato. Beh, è successo che andando avanti con questa checklist sono stato al riparo, perché io ho saltato il passaggio che potete vedere scritto di tenere il drone in mano, variare l'inclinazione. Io di solito vado direttamente facendo una batteria o due e accelerando poco per volta, e facendo questo procedimento mi sono accorto che quel motore che era più tiepido mi veniva a mancare quando davo gas un paio di volte di fila, quindi ho sostituito anche quello. Però anche lì non è successo niente, perché stavo facendo tutto secondo questa lista che mi sono fatto. Io credo che questi siano i controlli un pochettino più di buonsenso da fare su un drone che hai appena crashato in modo ambiguo, e quindi insomma, perché bisogna comunque ricordarsi che voliamo con cose che pesano 6 o 7 etti. Se c'è qualche problema, ok che abbiamo tutti il giudizio di stare un po' isolati, di farci il nostro gioco tranquilli senza possibilità di danneggiare nessuno, però assicurato o no, se questa cosa viene in testa a qualcuno, diciamo che non è piacevole. Beh, questo era quello che volevo mostrarvi. Io ci ho messo un bel po' di schianti a farmi questa lista di controlli paraculo, se vogliamo definirli così. Volevo condividerla con voi, chissà che qualcuno usandola da subito magari ha meno schianti brutti, perché un drone che non è affidabile partire di nuovo a 100 all'ora non ha senso, perché magari decolli, fai 30 metri in verticale con una spinta paurosa, poi si spegne tutto e viene giù, e allora lì sì che spacchi, e a volte non solo il drone. Il video finisce qui. Ciao brava gente, ci vediamo alla prossima. Confermo il piccolo spoiler dell'altro video, vedrò di fare qualche video dove si mangia anche bene, oltre a fare un volo col drone, quindi qualcosina di cucina outdoor. A presto, ciao.